Il tenore di Toscanini, anche così per la predilezione che ebbe per lui il grande direttore d'orchestra, era conosciuto Giacinto Prandelli, tenore lumezzanese tra i protagonisti della scena lirica italiana del Novecento. Nato nel 1914, debuttò al Teatro Donizetti di Bergamo, come Rodolfo in Bohème. E poi nel 1943 all'Opera di Roma come Alfredo in Traviata, e di lì in poi fu protagonista di una sfolgorante carriera che lo condusse dal Teatro alla Scala sino al Metropolitan di New York, da Barcellona a Buenos Aires, condividendo il palcoscenico con stelle e prime donne della lirica come Maria Callas e Renata Tebaldi. Pur non disponendo delle doti vocali di altri interpreti, Prandelli è stato definito un tenore intelligente, per la dedizione allo studio, la cura del fraseggio, la nitidezza della dizione e la capacità di scegliere i ruoli più adatti ad esaltare le sue, qualità vocali. Brillò nell'opera francese e nei capolavori pucciniani, ma seppe distinguersi anche oltre, i confini del repertorio strettamente lirico, come solista, ad esempio nella Nona Sinfonia di Beethoven, diretto tra l'altro da Toscanini, o nel Requiem di Verdi. Prandelli, che morirà nel 2010 e che oggi è ricordato nella sua Lumezzane da un importante concorso lirico internazionale, diede l'addio alle scene nel 1970 e scelse di farlo sul palcoscenico del Teatro Grande di Brescia, il suo capoluogo, nella Francesca da Rimini di Riccardo Zandonai.